Buongiorno e buona domenica ai telespettatori della CIE e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione. Intanto si parla stamattina sui principali quotidiani nazionali dell'emergenza immigrazione, in particolare si parla dell'asse tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il blog di Grillo chiede più rimpatri e una stretta ai permessi umanitari, mentre Salvini punzecchia l'Unione Europea e il Vaticano proprio sull'accoglienza. Gli sciacalli si ritrovano sempre a destra, commenta Orfini. Intanto ieri a Reggio Calabria l'arrivo di 800 migranti e stamattina è atteso al porto di Vibo Marina un altro barcone di disperati del mare. E sempre sui giornali la scoperta di un piano per uccidere Elisabetta II all'ordigno e sarebbe dovuto esplodere sabato prossimo a Londra durante le celebrazioni per l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ancora una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata a mezzanotte e 46 minuti al largo delle isole Eolie. Il sisma ha avuto ipocentro a 14 chilometri di profondità ed epicentro a nord-ovest di Alicudi. La scossa è stata seguita da altre tre di magnitudo 2, 2.6 e 2.8 e preceduta da altre quattro. Non si registrano al momento danni a cose o a persone. E questi dunque i principali argomenti riportati sui quotidiani nazionali. Dalla Calabria invece in primo piano le promesse di Renzi e le pretese del governatore Oliverio. Il Premier annuncia l'alta velocità fino a Reggio Calabria nella direzione nazionale del PD sul sud, ma il governatore punta sul porto di Gioia Tauro, sul dissesto idrogeologico e sulla task force per i fondi comunitari. E intanto si parlerà anche di SACAL tra appalti e assunzioni sospette. Le indagini della Procura di Lamezia Terme si concentrano in particolare su un progetto finanziato con il piano Garanzia Giovani, nel mirino dirigenti e dipendenti della società aeroportuale. E ancora l'emergenza maltempo, bomba d'acqua a Celsereno, violento nubifragio in piena estate sulla costa ionica catanzarese, strade allagate, vento, fulmine e grandine hanno messo in ginocchio un intero litorale, i danni maggiori in particolare a Camminia. E dunque questi gli altri argomenti. Ma vediamo come titolano questa mattina i giornali. Partiamo dal quotidiano del Sud. In primo piano si parla di sanità, c'è un buco di 80 milioni di euro, così titola tutta pagina il quotidiano del Sud, scura al sindaco di Cetraro, i magistrati non decidono sugli ospedali, occorre una manovra per evitare il blocco del turnover e il rialzo delle tasse. Una catena umana di 2 chilometri al capezzale del mare malato, l'altro articolo riportato in prima pagina, e poi lo dicevamo, l'allerta meteo con piogge e allagamenti, sabato di paura, Lamezia Terme, automobilisti salvati dai vigili del fuoco. E ancora la cronaca, lo vediamo insieme a questo titolo, identificato l'assassino della caffetteria. La polizia dà la caccia a un uomo accusato di aver ucciso nel locale la donna di Siderno. Numerose le segnalazioni e i filmati che portano a un giovane già condannato, pensate, 50 volte. E ancora, passiamo alla prima pagina del quotidiano Il Garantista, vediamo il titolo d'apertura, si parla dell'inchiesta Rimborsopoli, in particolare PD, è solo un caos calmo, pronta una nuova resa dei conti, dunque il titolo a tutta pagina, le parole di Ciconte dopo quelle di Guccione, riaprono la frattura all'interno dei Democrat, tutti fingono di aver accettato le decisioni calate dall'alto, ma la questione garantismo sta per esplodere. E ancora in primo piano l'emergenza migranti, lo dicevamo ieri al porto di Reggio Calabria sono approdati 800 migranti, sbarcano al porto di Reggio, negli occhi la speranza. Stamattina ricordo che sono attesi al porto di Vibo Marina altri disperati del mare. Sempre in primo piano, stamattina sul Garantista, lo vediamo il titolo che riguarda l'inchiesta Mafia Capitale.
Parla Buzzi, ma quale 'ndrangheta? PM increduli, cioè lei è l'unico imprenditore che va in Calabria, lavora e non le chiedono il pizzo. È questo il virgolettato che trova spazio nella prima pagina del quotidiano di Piero Sansonetti. Ancora, sempre la cronaca, ci trasferiamo a Pizzo, nel Vibonese. Il figlio litiga, il padre scende in piazza armato. A Polistena si muore anche per una ferita da libro, l'altra articolo riportato a pagina 12, evidentemente la denuncia dei familiari della vittima di questo presunto caso di mala sanità. Da Scalea, panico, contromano per sfuggire ai carabinieri, sempre per quanto riguarda la nostra regione. Ieri il traffico da Bollino Nero, lo avevano già previsto gli addetti ai lavori, disagi sulla 3 e agli imbarchi, primo weekend da Bollino Nero, così riporta in primo piano. Poi diamo uno sguardo alle notizie sportive, in particolare il calcio. Cozza lancia la regina, riportiamola in alto, questo è il commento del nuovo allenatore, appunto, della regina calcio. Questi gli argomenti in primo piano, ma prima di proseguire e di andare a leggere gli altri titoli in prima pagina sui quotidiani nazionali, ci fermiamo e diamo spazio alla prima rubrica, Accadde Oggi. Agosto 1991. Il giudice Solo, così era stato ribattezzato il magistrato Antonio Scopelliti, ucciso in un agguato di mafia a pochi chilometri da Villa San Giovanni in Calabria, mentre era alla guida della sua auto. Nativo di Reggio Calabria, dove nasce nel 1953, era tornato nella sua regione per trascorrere le vacanze. Come sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, avrebbe dovuto rappresentare l'accusa contro gli imputati del maxi processo di mafia a Palermo. Secondo i pentiti dell'Ndrangheta, Giacomo Lauro e Filippo Barreca, sarebbe stata la cupola di Cosa Nostra siciliana a chiedere all'Ndrangheta di uccidere Scopelliti, che in cambio del favore ricevuto sarebbe intervenuta per fare cessare la guerra di mafia che si protraeva a Reggio Calabria dall'ottobre del 1995, quando fu assassinato il boss Paolo De Stefano. Nel 2001 la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria assolve Bernardo Provenzano, Giuseppe Filippo Graviano, Raffaele Ganci, Giuseppe Farinella, Antonio Giuffrè e Benedetto Santa Paola dall'accusa di essere stati i mandanti. L'omicidio Scopelliti rimane impunito. E siamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. Lo dicevamo in primo piano, l'emergenza immigrazione, migranti, un asse tra Grillo e Salvini, mandiamoli via. Il blog 5 Stelle più rimpatri, la Lega li prende il Papa, così provocatoriamente dice il ministro Gentiloni, no agli spacciatori di demagogia. E ancora un'intervista a Del Rio che rilancia porti e ferrovie, pronti cantieri per 15 miliardi, il PIL sale dell'1%. Il premier alla minoranza PD, testo in aula senza passare in commissione, Renzi blinda la riforma del Senato, Speranza avverte, noi non ci stiamo. Ci trasferiamo negli USA, il voto della donna giurato che cancella la pena di morte, così riporta stamattina in primo piano la Repubblica. E ancora un altro articolo, lo leggiamo insieme, il titolo riguarda lo sport, Supercoppa, primo trofeo Juve, rivolta per la diretta TV cinese, quindi 2-0 sulla Lazio, disastro organizzazione, così dunque riporta la Repubblica. Ci trasferiamo velocemente sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, eccolo il titolo a tutta pagina, via il Senato dei nominati o nuova sinistra di governo. Ad affermarlo è Rosi Bindi, Renzi deve cambiare, oltre settembre non si può andare, inopportuno l'intervento di Napolitano contro le modifiche, rispetti Mattarella. E ancora l'intervista al giudice Pellegrino, quella revisione sbagliata, così Palazzo Madama diventerà un albergo a ore.
è ancora in primo piano, vediamo gli altri titoli, si parla in particolare della RAI, prima grana, partita da incubo, regia sotto accusa, lo strapotere della società che controlla la Lega. E dunque questi principali argomenti. Ritorniamo in Calabria, lo dicevamo prima, parliamo in particolare della questione meridionale. Si è conclusa due giorni fa a Roma la direzione nazionale del PD sul Mezzogiorno, alla luce dei pessimi dati emanati da Svimez e dall'Istat. Basta chiacchiere, ha tuonato il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha proposto l'alta velocità anche per la Calabria. Ma vediamo insieme il servizio realizzato dalla nostra redazione. Nuove infrastrutture per il Mezzogiorno, l'alta velocità fino in Calabria, direbbe Papa Francesco, fino alla fine del mondo. Un piano di lavoro per il Sud. Dalla direzione del Partito Democratico emergono scelte che dovrebbero rientrare nell'agenda di governo già alla ripresa dei lavori in autunno. Ma Renzi non ha mancato di affondare il coltello nella piaga. Basta chiacchiere sul meridione, ha tuonato il Premier, sciorinando la solita dialettica concettosa, poco asiana e molto sbrigativa, al cospetto di molti dei suoi avversari interni, in un discorso non senza tanti enunciati universali, in perfetto stile renziano, da trasformare in fatti concreti. Per il primo ministro il problema del Mezzogiorno oggi non è la mancanza di soldi, è invece la mancanza della politica. E verso la classe dirigente ha puntato l'indice Matteo Renzi, quando ha ribadito che se il Sud non funziona con un governo guidato dal segretario del PD, con le regioni del Mezzogiorno che sono tutte a guida PD, il responsabile non può che essere il Partito Democratico. Pur senza ritornare sui mali atavici, il Premier ha bandito la retorica autoassolutoria di una certa classe dirigente meridionale, un elemento che concorre, a suo giudizio, alla crisi del Sud. Dunque la questione meridionale in primo piano sul quotidiano del Sud. Oliverio, stop assistenzialismo, così riferisce il governatore dopo la direzione del PD che traccia l'agenda sulle politiche per il Sud. Il presidente della regione incassa l'assenso di Renzi sull'alta velocità. E sempre restiamo in argomento, Renzi stavolta nelle vesti di studente di Mezzogiorno, governatori e professori spiegano le criticità al Premier Renzi. Sempre sullo stesso argomento, Porto di Gioia Tauro, prevenzione al dissesto idrogeologico, l'utilizzo adeguato di fondi comunitari per creare sviluppo e infrastrutture. Queste le priorità della Calabria, esplicate proprio dal governatore Mario Oliverio, alla direzione del PD sul Mezzogiorno. Ascoltiamolo. Le polemiche dei mesi scorsi sembrano ormai superate e le proposte questa volta non mancano. Mario Oliverio e gli altri governatori meridionali hanno un piano preciso da sottoporre all'attenzione del Premier nella direzione del PD dedicata ai guai del Sud. L'alta velocità fino a Reggio e per la Sicilia è solo uno dei temi toccati dal capo dell'esecutivo calabrese. Oliverio focalizza la propria attenzione anche sul porto di Gioia Tauro e sulla necessaria valorizzazione della zona economica speciale, su un progetto di prevenzione idrogeologica, sulla fiscalità di vantaggio da ottenere azionando la leva del credito d'imposta. Niente casse per il Mezzogiorno, ma investimenti seri, dunque, progetti da realizzare riducendo al minimo l'ingerenza della politica. Oliverio sposa anche sui fondi comunitari l'idea di una task force della Presidenza del Consiglio, un coordinamento centrale che garantisca un utilizzo rapido ed efficace delle risorse, al contrario di quanto avvenuto in passato. Efficienza amministrativa e rigore nella battaglia per lo sviluppo del Meridione, i concetti evidenziati anche dal governatore campano Vincenzo De Luca. Michele Emiliano, dall'esemplare Puglia, suggerisce invece di trasformare la questione meridionale in questione nazionale. Il PD, conclude, è l'unica speranza per questo paese. E ancora la sanità, sempre sulle pagine interne del quotidiano del Sud, esplode il deficit, servono 80 milioni di euro. Senza tagli la regione si troverà un buco di 170 milioni di euro. Scura ha pronto
sotto una legge sulla centrale degli acquisti. Dunque, senza coperture si rischia nuovamente il blocco del turnover. Questo è l'allarme lanciato attraverso le pagine del quotidiano del Sud. Spesa farmaceutica impazzita, dirigente inamovibile. E ancora, sempre sul tema della sanità, aziende lumache nei pagamenti dei fornitori, bacchettate dai ministeri alla regione. Continuiamo a vedere gli altri argomenti riportati sul quotidiano del Sud. Ancora la sanità in primo piano, scura, snobba sentenza Praia, i magistrati che impongono dove mettere gli ospedali mi fanno ridere, così dice dunque il commissario Scura, a scontro con il sindaco di Cetraro Aita sull'ospedale. Lei sbaglia se vuole programmare al posto della regione. Così il virgolettato riportato sulla pagina del quotidiano del Sud. Altre dichiarazioni, in particolare quello del sindaco di Cetraro: se questi sono i servizi, chiudete l'ospedale, datemi l'immobile. E ancora Gaetano Solazzo di Diamante: è un errore tagliare i primari e non accorpare Praia Mare nello SPOC. Queste dunque le prese di posizioni sul sanità. Andiamo avanti, parliamo di imprese, del turismo, cresce il Sud, questo il dato che è emerso dall'osservatorio Confesercenti relativi al secondo semestre del 2015, tra aprile e giugno più ristoranti, alberghi e bar rispetto allo stesso periodo del 2014, dunque secondo l'Istat sempre meno aziende producono lavoro, perse 50.000 imprese, l'altro dato emerso invece dall'Istat. Ancora sfogliamo il giornale, parliamo di esodo perché ieri era la giornata da bollino nero, autostrade, traffico intenso sulla 3 a Villa San Giovanni, giornata da bollino nero, quasi 3 ore di attesa agli imbarchi per poter traghettare verso la Sicilia, code fino al tardo pomeriggio, sono arrivate a toccare punte di 10 chilometri, assistenza ai passeggeri da parte dei comuni. Ecco, e continuiamo a parlare di viaggi, andiamo a vedere qual è la situazione viaria e marittima attraverso la nostra rubrica Lacci Viaggiare. Buongiorno dalla Polizia Stradale per la Calabria, a tutti i viaggiatori e i nostri ascoltatori, rammentiamo che ormai è iniziata la fase di esodo estivo contrassegnata dai bollini rossi per quanto riguarda questi weekend che andremo ad affrontare, si registrano già le prime implementazioni del traffico in direzione sud nella nostra regione, ovviamente in direzione per il raggiungimento delle mete turistiche balneari più famose. Rammentiamo a tutti gli ascoltatori e tutti i viaggiatori che il viadotto Italia è stato completamente riaperto grazie all'intervento di ANAS S.p.A. e dove si procede su unica carreggiata per doppio senso di marcia, quindi anche in questo caso qualche leggero incolonnamento nei momenti più critici, ma tranquillamente superabili con pochi minuti di pazienza da parte dei viaggiatori e degli ascoltatori. E ricordiamo infine che per tutti i giorni festivi e prefestivi ci sarà la sospensione della circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate appunto per favorire la viabilità e la fluidità del traffico. Ricordiamo comunque a tutti quanti di usare la massima prudenza, di effettuare frequenti soste viste le temperature elevate che si stanno raggiungendo in questi giorni e nei prossimi che verranno, e vi ricordiamo perché per qualunque problematica in qualunque momento della giornata e della notte c'è il nostro numero di telefonico di emergenza 113 completamente gratuito, cui richiedere assistenza o qualunque genere di informazione che possa essere utile. Nuovamente buon viaggio. Una delle cause più frequenti di incidenti stradali è la distrazione, spesso dovuta all'utilizzo dei telefoni cellulari.
Telefonare, leggere, mandare messaggi è ormai entrato nell'uso quotidiano, ma spesso sottovalutiamo la pericolosità di tali comportamenti. E non si tratta di essere degli assi al volante. Nemmeno un pilota di Formula 1 può mandare un messaggio senza distrarre la vista dalla strada, anche solo per quella manciata di secondi che però è sufficiente per fare un incidente. Quando guidiamo spesso non ci concentriamo su quello che facciamo, pensiamo ad altro, o anzi, peggio, facciamo altro. Sottovalutare questi rischi può portare a delle condotte di guida pericolosissime, solamente perché chi guidava non pensava a ciò che stava facendo. Se usiamo il telefono cellulare durante la guida, non solo togliamo l'attenzione a quello che stiamo facendo, ovvero guidare, ma soprattutto non guardiamo più la strada e sotto le nostre ruote l'asfalto continua a correre. La strada non è un videogame, non possiamo mettere in pausa. Se proprio dobbiamo, usiamo l'auricolare, il vivavoce. Certo, la cosa migliore sarebbe fermarsi in un'area di servizio e lì telefonare in tranquillità. Buone vacanze. Noi siamo con voi. Salve dalla sala operativa della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina. Diamo uno sguardo alle previsioni meteomarine relative alla fascia tirrenica compresa fra Nicotera Marina e Maratea. Per la giornata odierna sono previsti venti deboli da sud, con mare poco mosso ed un'altezza d'onda stimata in circa 10 cm. Le temperature saranno intorno ai 32 gradi ed il cielo sarà poco nuvoloso. Dalla sala operativa della Guardia Costiera di Vibo è tutto. Ricordiamo che per l'emergenza in mare è necessario comporre il numero d'emergenza gratuito 1530. Vi ringraziamo per il gentile ascolto e vi ricordiamo che l'ordinanza di sicurezza balneare e le altre ordinanze legate alle varie attività che si svolgono in mare possono essere consultate nel sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/vibovalentia. Vi ricordiamo infine che il numero gratuito per segnalare le emergenze in mare è il 1530. La Guardia Costiera di Vibo Valentia augura a tutti voi una piacevole estate. Rieccoci in studio, torniamo sui quotidiani, in particolare ci soffermiamo sulle pagine interne del quotidiano del Sud per un caso che è accaduto ieri a Reggio Calabria, paura e delirio alla Lamezia Terme, aereo sparisce e riappare a Palermo. Il maltempo ritarda l'atterraggio ma nessuno fornisce informazioni. Poi ancora si parla del maltempo, ancora pioggia e danni su Catanzaro dopo la bomba d'acqua di due giorni fa. A Gimigliano abitazione va in fiamme per un cortocircuito, salvate due persone, automobilisti bloccati e disagi sulla circolazione sopra il luogo di Bruno a Caminia, domani riunione su viabilità e sicurezza. Da Vibo Valentia, Calabria Verde, CGL, nuovo scontro, la replica di Enrico contro di me, un attacco senza senso. Restiamo a Vibo Valentia, in primo piano l'emergenza rifiuti, tensione salita alle stelle, ditta contro comune, sindacato e lavoratori attaccano la tesoreria e la città soffre, situazione in stallo, Piperno dello Sly Cobas, ente condannato a morte, così la dichiarazione. Dunque ci sono rapporti tesi e nuove complicazioni per questa emergenza rifiuti. Sempre dal Vibonese, strumenti e incentivi a tutti i comuni virtuosi sulla gestione dei rifiuti, proposta di legge di Mirabello del PD per ridefinire la differenziata e premiare le buone pratiche. Sempre da Vibo Valentia, l'intervista a Don Peppino Fiorillo, da noi la situazione è più difficile, Monsignor Fiorillo, coordinatore di Libera, povertà dilagante nel Vibonese, così dice, ha annunciato intanto un fondo di solidarietà per i dipendenti della provincia di Vibo Valentia. Sempre dal Vibonese, siamo al comune, ancora in attesa decine di precari,
fermi i lavoratori con mobilità in deroga, bloccato il progetto della regione, accorato appello dell'assessore al personale Loredana De Marco. E ancora ci spostiamo a Vibo Marina, si parla del porto, la CGIL suona la sveglia, monito alla politica affinché non lasci svanire una grande occasione di sviluppo, opportunità dal raddoppio del canale di Suez e dal piano portualità. Intanto un'operazione scattata a Briatico sotto sequestro una villetta, il sequestro effettuato dai carabinieri. E ancora la cronaca, picchiano il figlio, esce con la pistola. Umberto Greco si mette in cerca degli aggressori e genera il panico in Piazza della Repubblica. A Pizzo, arrestato, dovrà rispondere di detenzione, porto abusivo di arma e ricettazione. Questi dunque i principali argomenti dal Vibonese, e adesso però andiamo a vedere le condizioni meteorologiche per le prossime ore, grazie al nostro ingegnere Ugo Notaro. Amici, la C, una giornata di domenica caratterizzata da una variabilità diffusa un po' su tutta la nostra penisola, con dei fenomeni che insisteranno sul meridione d'Italia e renderanno l'atmosfera più gradevole, anche se magari la pioggia potrebbe disturbare i vacanzieri. E rimane una situazione di stampo anticiclonico, caratterizzata però dall'inclusione di alcune correnti più fresche in quota, lo vediamo anche dall'analisi sia a 5.000 che a 1.500 metri, vediamo il giallo di correnti più fresche a ridosso dell'Italia settentrionale, ma anche una colorazione più meno forte, più indirizzata verso l'arancione chiaro sul meridione d'Italia. Tutto ciò significa instabilità perché c'è dell'aria fresca in quota e quindi si sviluppano i fenomeni convettivi pomeridiani, con dei fenomeni di instabilità pomeridiana che insisterà sul meridione d'Italia. Dando uno sguardo, un'occhiata d'insieme alla nostra penisola, possiamo vedere distribuite le nuvolette anche con la pioggia su diverse zone della nostra penisola. E situazioni di instabilità a ridosso dell'arco alpino e del settore pedemontano, con dei fenomeni che interesseranno nel corso della giornata sia il Piemonte che la Lombardia che la Liguria nel corso del pomeriggio. Temperature molto alte al nord, vista l'insistenza della matrice subtropicale anticiclonica, e temperature oltre la media del periodo al nord. Centro Italia caratterizzata da situazione di variabilità che diventerà instabilità nel corso delle ore pomeridiane, con dei fenomeni più marcati su entroterra e rilievi appenninici. Situazione di variabilità diffusa per la domenica sul centro-sud Italia, la Calabria vedrà delle piogge che disturberanno sia il Cosentino che il Catanzarese che il Vibonese nel corso delle ore centrali della giornata. Attenzione ai pomeriggi, dove l'instabilità diventerà marcata a ridosso dell'entroterra Cosentino, dell'entroterra Catanzarese, del Vibonese, e ci saranno sicuramente dei fenomeni di precipitazioni che renderanno l'atmosfera più gradevole, faranno diminuire i valori di umidità e la sensazione di afa, portando le massime prossime ai 31-32 gradi. Sarà così anche con l'inizio della prossima settimana. A seguire una giornata di lunedì ancora con variabilità per lo più concentrata sulla Calabria, nella fascia oraria dalle 13 alle 17. Attenzione, i fenomeni si svilupperanno a ridosso dell'entroterra e del settore appenninico, ma sconfineranno sia sulla costa tirrenica che sulla fascia ionica, disturbando i pomeriggi sia di lunedì che delle prime giornate della nuova settimana. E non varierà di molto la situazione fino a Ferragosto, questa instabilità pomeridiana tipica del mese d'agosto la tireremo per l'intera nuova settimana. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ugo Notaro per gli amici di LAC. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.